Ciao a tutti, sono Stefano Sciarpelletti in Artesa Mod e faccio parte dell'Italian Extreme Modders. Italian Extreme Modders sono un gruppo che nasce nel 2018, vengono fondati da Franco Warboy e Martinelli e me. L'intento è quello di riunire dei modders con varie caratteristiche e specialità e confrontarsi insieme per riuscire a creare un prodotto con più caratteristiche. Il progetto che potete vedere è il progetto Cyberpunk, dove abbiamo voluto riprodurre un'ambientazione totale, immersiva del gioco, dove abbiamo sviluppato tutte le periferiche dal monitor alla tastiera, al mouse e al case. Le mie mod principalmente sono state sempre sviluppate su Cosmos C700P, quindi vengo da case di enormi dimensioni. Questo case si è prestato veramente molto bene perché è molto modulare, mi sono veramente divertito perché ti dà la possibilità comunque di divertirti anche già spostando solo la mobo tray, tu riesci comunque a gestire degli spazi e avere molta creatività all'interno del case. In questa occasione Cooler Master ci ha fornito sia le periferiche che il case. Il case è un Cooler Master NR200P. E le modifiche principali sono state sulla parte frontale, superiore e interna. Nella parte frontale abbiamo inserito una maschera fatta in 3D con l'accensione del computer e 3 LED. Nella parte superiore abbiamo ricreato con sempre in stampa 3D una spina dorsale cibernetica e all'interno del case abbiamo suddiviso il case in due mini mondi. La parte dove troviamo la 2080 Ti Cyberpunk Edition fa riferimento al tema cyberpunk in generale, dove troviamo un pannello UV che riproduce Night City. Nella parte destra esterna abbiamo riprodotto il lato della Gang Maelstrom, dove troviamo il ragno cibernetico e dei pannelli in plexiglass che vanno a fare da cornice. Sulle periferiche abbiamo usato principalmente la stampa 3D e l'aerografia. E l'aerografia è stata fatta a cura di Franco Warboy Martinelli. E è stato sempre sviluppato un tema sulla Gang Maelstrom. Sono stati usati anche dei magneti per rendere la tastiera smontabile nell'uso daily. E sul mouse invece abbiamo sempre usato la stampa 3D perché già il mouse Cooler Master si presta particolarmente a questa trama essendo bucherellato nella parte superiore. Abbiamo innestato della stampa 3D lateralmente per riprodurre il ragno che è il logo principale della Gang Maelstrom. Solitamente il monitor non è una parte integrante della mod, abbiamo pensato bene invece di per riprodurre una stanza a tema che anche il monitor dovesse essere moddato, e quindi abbiamo integrato la stampa 3D come cornice anche sul monitor, includendo dei tubi in acrilico satinati dove i giochi di luce si andavano a integrare con i tubi stessi. La parte sotto abbiamo inserito un secondo monitor dove si possono inserire le statistiche del PC durante il gaming, o altrimenti può essere usato come un secondo monitor secondario. Il pedino del mouse è stato aerografato da Franco Warboy Martinelli e riporta la sigla delle World Series 2020 Cooler Master. La Case Mod World Series per il mio team è un evento fondamentale come ogni anno e rappresenta, diciamo, l'apice del modding per noi, quindi ogni anno cerchiamo di partecipare nel migliore dei modi e quest'anno abbiamo cercato di portare un'innovazione con questo setup gaming room, sperando che possa piacere come idea. I think the
girls with their nails done now. Questo progetto lo potete trovare sul sito Cooler Master nella sezione Worklog. Troverete tutti gli aggiornamenti e le lavorazioni delle varie, sia delle periferiche che del case. Ok ragazzi, mi raccomando, andate sul sito Cooler Master e dateci dei feedback su quello che pensate realmente su questa postazione, e ci vediamo presto.